goditi la tua folla. Emozionatissime. Ciao. Guarda. Dove sei? Ma che sorpresa ci fai? Benvenuto. Grazie. C'è da dire, è proprio vero che ci sei. Sì. È stato bravissimo perché ha mantenuto la promessa. Ci aveva detto che sarebbe venuto per la puntata di Natale e quindi e siamo qua grazie. Tutti insieme. Grazie a voi. Grazie per questa sorpresa. Ben arrivato. Ma poi questo ingresso così speciale, guarda. Sì, Ma hai notato che ci sono già delle... Io delle ragazze emozionatissime. Sì, sì, è una cosa bella, ragazzi. O no? Al limite della commozione, vedo. Al limite mica tanto, direi che l'abbiamo superato abbondantemente. Ma vabbè. Ragazze, chi riesce a parlare di voi? Ha voglia di alzare la mano e fare una domanda? Certo. Sì. Ciao. Allora, volevo chiederti, quali sono secondo te gli aspetti positivi e quelli negativi dell'essere famoso? Ma allora, aspetto positivo è che comunque fai una cosa che ti piace. Io coltivo questa passione della musica da tanto tempo, da quando sono piccolino, suono, canto da molto tempo. E quindi l'aspetto positivo è che comunque puoi girare, puoi fare quello che ti piace davanti a tante persone, puoi emozionarti sempre. Magari l'aspetto negativo è che magari qualche persona a volta ti capita che sta lì solo perché magari va in televisione, però per quanto mi riguarda non mi è ancora mai capitato. Comunque sono circondato dai miei amici di sempre, esco sempre con loro, mi diverto con loro, gioco a pallone, quindi è sempre tutto molto bello per il momento. Beh sì, ma guarda, poi oltretutto ci avevi promesso che saresti venuto, che saresti ritornato a trovarci. Io me l'ero proprio segnato sulla tua agenda, tra l'altro, 2012-2013, che tra l'altro è un'iniziativa, è un'idea bellissima. Grazie. Anche perché, come hai detto tu, le tue cose diventano anche degli altri, anche nostre e dei tuoi fan. Ma com'è nata questa idea? Ma è nata dal fatto che comunque tutti abbiamo un diario, cioè nel senso, per andare a scuola segniamo i compiti, scriviamo le nostre cose, i nostri appuntamenti. Quindi siccome l'agenda ce l'ho anch'io, abbiamo pensato di fare appunto questa agenda un po' per tutti, per i miei fan. Ed è carina perché comunque contiene un pass, un codice che poi verrà inserito nel sito link, cioè nel link indicato, da cui si può scaricare gratuitamente in anteprima il nuovo singolo. Sì, meraviglioso, quindi, un bel applauso. Grazie. Va bene, allora io scusate, mi sposto da questa parte, c'è una mano alzata, come una ti chiami? Alzata? Prendi il microfono, passate il microfono. Ce ne sono tante di Veronica. Veronica, domanda. Ale, te diventeresti mai amico di una fan che vi sentite al telefono, te la vai a trovare, ma che abita un po' lontano da te? Ma tipo una casa a caso che si chiama Veronica? Ah, no, una così per dire. Ma sì, comunque... sono tante le fan, esatto. Un attimo problematico. È un po' difficile comunque gestire questa situazione perché comunque comunque sono molte le ragazze che comunque vengono a trovarti sotto casa, ti mandano tante lettere. Io cerco di essere il disponibile più possibile, comunque anche cercando di rispondere a tutti, cercando sarai di sarai anche molto impegnato, ricordiamo che vai a scuola. Esatto, insomma, sì, è un periodo anche un po' comunque complicato perché bisogna studiare, bisogna fare tante cose, quindi quest'anno l'agenda, il prossimo anno un call center, così risolviamo i problemi. Scusate, c'è ancora un'altra domanda, ho ancora tempo per qualche domanda, me lo prendo perché è Natale, sono più buono. Passa il microfono, come ti chiami? In fondo di là? Aspetta che arriva. Ci siamo? Aspettiamo? Ok, come ti chiami? Giorgia. Oh, Giorgia. Ciao Ale. Ciao. Volevo chiederti, cosa fai e cosa faresti quando vedi una tua fans piangere per te? Cosa faccio e cosa farei? Comunque è sempre bello vedere che una persona si emoziona vedendoti, perché comunque ti emozioni anche tu stesso. È un'emozione un po' particolare perché comunque piangono perché ti vedono e quindi ti senti anche un po' in imbarazzo, perché comunque è una cosa bella che delle persone piangano per te. Cosa farei? Non lo so, li abbraccerei tutte. Iniziamo da subito. Allora, c'è ancora una domanda. Un'ultima, poi magari interveniamo ancora. Chi vuole chiedere qualcosa ad Ale? Passiamo il microfono, qui. Da questa parte, passate il microfono. Non vogliono cedere il microfono. No, tutti vogliono parlare, prego. C'è una roba incredibile. Alzati pure così ti inquadriamo bene. Ciao. Volevo chiederti, tu cosa provi prima di salire sul palco, prima di un concerto? Allora, prima di salire sul palco sono davvero molto 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 agitato. Bevo tipo 14 litri d'acqua. Sono un cammello, poi devi andare tremo, in bagno però. Saltello sempre. proprio, ho tantissimi tic. Ma perché poi, cioè, tra
tremi perché non vedi l'ora di andare più in bagno? Sì, no. Tremo per l'emozione, perché anche per la voglia di fare. Poi quando salgo sul palco comunque è tutto molto bello, mi sento a mio agio, sono tranquillo. No ragazzi, ma io mi sento a mio agio, noi ci sentiamo a nostro agio a parlare con te, perché sei veramente uno dei pochi artisti che è proprio umile, semplice, così com'è. Bravo. Grazie. Così come lo vedete. Però, sempre sulla mia agenda che mi hai regalato, io mi sono segnato 15 giorni fa che tu avresti girato il tuo ultimo video. Esatto. E che tu mi hai detto, sì, siamo in lavorazione, guarda, ti prometto che poi quando esce fuori io te lo porto. Esatto. E così hai fatto, ce l'hai portato a Tivoli Belle. Esatto. Fai una cosa, prova proprio così a lanciarcelo direttamente tutti, va? Con una dedica. Una dedica natalizia. Buon Natale e poi c'è il tuo video. Buon Natale a tutti i visitatori che ci stanno guardando. E vi lancio il mio video che si intitola Sì, lo so. Vedete qua ancora con noi Alessandro Casillo, pronto a rispondere alle nostre domande, ma io ho trovato qua un interprete, guarda, che praticamente sa tutte le... Ma è vero, come ti chiami? Luca. Luca, ma è vero che tu sai tutte le canzoni di Alessandro Casillo? Sì. Ma qual è la tua preferita? È vero. E quanti anni hai tu? 6. Allora, facciamo una cosa, tu inizi a cantarla e vediamo se lo studio ti segue. Come fa? Perché ha scritto una risposta per me, per te. Bravo! Carino! Grande, dammi un 5. Fantastico. Vengo da voi, Alessandro, Benedetta, dove siete? Eccoti qua. Guarda, mi vado a mettere in centro, Di eccoti. Qua. E voilà. Allora, Alessandro, hai visto i fan veramente di tutte le età? Io però una cosa che non ho trovato, una curiosità che non ho trovato sulla tua agenda. Sì. Allora, tu l'anno scorso hai iniziato un po' a suonare la chitarra. Sì. È vero. Però cioè, fai un sacco di cose, perché continui con la scuola, vai a fare promozione del tuo album, giri l'Italia in continuazione, vai a fare gli allenamenti di calcio. Prima ti ho chiesto, come fai? Ma perché comunque sono sempre stato abituato a tenermi in allenamento, quindi mi piace anche andare a correre per conto mio. Andare a fare i giri in campagna correndo, cioè mi piace correre. Ma io me lo vedo giocare. Casillo che fa i giri in campagna in bicicletta. No, ma ragazzi, veramente. Sì. No, adesso tutte piccolo. Quante in campagna. Ora e la chitarra portate. Alla fine la chitarra cosa hai fatto? Allora, all'inizio ero autodidatta, cioè nel senso studiavo a casa, non so, guardando qualche lezione da YouTube, oppure guardando anche magari concerti di altri, imparavo come si mettevano le dita. E adesso sto andando a lezioni da poco, da un mesetto, e quindi mi sto preparando. Bravo. Comincia così. Però ci sono tante domande anche dal web. I ragazzi che ci seguono sono curiosissimi. Maggie, che cosa ti è arrivato? Sì, ciao Ale. Guarda come è vestita. Sono una renna oggi. Una renna felice, vai. Abbiamo tantissime domande per te, Ale. Abbiamo Alessandra che ti scrive: il nuovo singolo Sì, lo so, che significato ha per te? Cosa esprimi in quelle parole? Sì, allora, Sì, lo so è una canzone un po' particolare, è un testo un po' diverso in confronto a quelli che erano i precedenti, perché è una canzone in cui io mi rappresento molto, che dove io in prima persona, con solo un amico, un parente che ha avuto una perdita, e quindi è un testo molto forte in cui mi rappresento molto, anche perché quasi un anno fa mi è andato via il nonno, e quindi mi rappresenta molto questa canzone, ci tengo davvero tanto. Grazie, invece abbiamo Andrev che ti scrive: se potessi cambieresti qualcosa della tua vita attuale? Se sì, cosa? Ma non cambierei niente, perché mi trovo a mio agio, sono me stesso e mi sto divertendo in quello che faccio, quindi mi piace molto e non cambierei niente. Invece abbiamo l'ultima domanda da parte di Micaela, che fa una domanda un po' impertinente, ti chiede se ogni tanto sbirci nei profili delle tue fan. Se ogni tanto, mi capita spesso di comunque guardare cosa scrivono nella bacheca. Loro pensano che non ci sono mai, pensano che non... E invece io controllo sempre cosa scrivono, un po' per vedere cosa pensano, cosa fanno. Sì. L'occhio curioso di Alessandro Casillo vi spia. Attenzione. Vabbè, Alessandro, tu quindi ci saluti, te ne vai, no? Adesso. Va bene? No. Vabbè, ho capito. Alessandro Casillo! Questo volevo farlo così, giusto per capire se eravate ancora tutti pronti. Vabbè, ma a questo punto... Ho una gran voglia di cantare, a sentire queste canzoni natalizie. Natalia qua, insomma, abbiamo questi artisti, ma perché non proviamo anche noi a cantare qualcosa? No, allora, piano Benedetta, piano, perché capisco che in Natale ti è venuto l'entusiasmo, dai. Ma qua non abbiamo provato niente, ho capito che qua Stefano a violoncello è bravissimo e ci segue. Mario, io Natalia te facciamo anche, la figuraccia, non preoccuparti. No, dai.
E allora che facciamo? Dai. Andiamo, proviamo? Cosa possiamo cantare? Cosa possiamo fare, Natalie? Ci sarebbe una Silent Night. Silent Night? Va bene. La conosciamo tutti, vivamo. Cantiamo tutti insieme, va bene, ragazzi. Proviamo, andiamo, proviamo, proviamo, dai. Noi ti seguiamo. Calibro. Che bel regalo di Natale. Mario, grazie a Stefano Cabrera per averci seguito con il violoncello e a Natalia ovviamente ad Alessandro, grazie. A questo punto direi di andare avanti, perché noi abbiamo provato a fare questo esperimento molto curioso, cioè siamo andati proprio in mezzo alla strada a chiedere ai nostri ragazzi che seguono TV Ribelle qual è la loro canzone di Natale preferita. Questa è la Vox speciale per Natale. Stefano, grazie per essere stati con noi, buon Natale, e siccome ormai ci avviciniamo anche all'anno nuovo, buon 2013, noi ve lo facciamo di già. Eh già, ma noi ci vediamo comunque domani, perché la ribellione continua sempre domani alle 18. Grazie ancora a Stefano, Natalie, Alessandro Casillo, Marrone per il servizio speciale che ci ha fatto. Ragazzi, buon Natale ribelle a tutti. Buon Ciao, buon Natale!